Alba Chiara, non sono d'accordo. Ci sono milioni di uomini che amano veramente le donne. Sono tanti e sono meravigliosi. Sono gentili. E non sto parlando dei gay, sto parlando dei ragazzi che ti fanno sentire regina e principessa, che gli piaci proprio come sei e non cercano un'altra dentro di te. Sono compagni di viaggio, amici, teneri amanti, come Luigi di Varese, amore mio bellissimo, che papà non ha voluto. Mio padre a modo suo mi voleva bene e anche mio fratello. Non mi hanno dovuto sgozzare perché non sentivo ragioni. Io sono Amina, la sposa cadavere. Con Luigi ci stavamo sposando di nascosto, ma qualcuno ha fatto la spiata e all'alba mi hanno giustiziato. Poi mi hanno seppellito in giardino, sotto il melograno. Mamma non ha voluto guardare. Non mi aspettava Luigi di Varese, giovane meccanico italiano con officina in proprio, che mi aveva insegnato tutte le canzoni di Vasco e le urlavamo al vento sulla sua moto marca Ducati mentre andavamo a ballare. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. E proprio in quell'alba chiara hanno deciso che mi dovevano domare, ma io sono sempre stata una cavalla pazza e ho resistito fino alla fine. Non mi aspettava Luigi di Varese, ero stata già promessa a qualcun altro. Per me era prevista un'altra storia, scritta da quando ero piccola, che non si poteva cancellare. Una storia che veniva da tanto lontano, dalla valle di Bamiyan, dove vivono ancora i miei nonni. Ma i Buddha giganti di pietra non ci sono più. Facevano paura ai talebani e li hanno abbattuti per sempre. Anch'io facevo paura, ma non ero neanche un gigante. Gliel'ho chiesto quella mattina: mamma, posso scrivermi un'altra storia? La invento da me, come i vestiti che so farmi da sola, quelli sbracciati, colorati, che metto di nascosto. Vorrei una storia così, con un finale diverso, dove ci sia pure il viaggio in motocicletta che voleva Luigi, su, su, fino a Caponordo, per scoprire le notti bianche, che sono bianche proprio come l'alba chiara di Vasco. E invece mi è rimasto solo l'arancione del melograno, che fiorisce a ogni primavera e fa frutti succosi, ricchi di semi rossi come il mio sangue. Fiore di loto. È bella l'aria frizzante la mattina quando si esce presto e gli uomini del mercato non hanno ancora sistemato le piramidi di fiori profumati sui bianchi. Con la mia piccola divisa della scuola attraverso la folla di Peshawar, a spalle dritte, sembro una soldatezza fiera, ma il mio esercito è composto solo da giovani donne armate, di buone intenzioni e di un grande desiderio di cambiare, se non il corso della storia, almeno il proprio destino. A giugno avrei fatto l'esame e nonostante il parere contrario di tutta la famiglia mi sarei iscritta all'università, facoltà di legge di Bangalore in India. Ho sempre sognato di fare l'avvocato, anche se mia madre pregava tutte le notti perché cambiassi idea. Le ragazze che vogliono studiare rischiano grosso nel mio paese, è meno pericoloso fare la puttana, buffo, no? Due uomini in motocicletta hanno fermato lo scuolabus e mi hanno sparato in fronte. I talebani hanno capito tutto. Una donna istruita rischia veramente di cambiare il mondo. Meglio farci fuori prima del diploma. Un'esecuzione plateale, un segnale per tutte e si chiudono i libri per sempre.
Mi hanno detto che i venditori di fiori di loto di Bangalore con un solo tocco magico riescono a trasformare un bocciolo ancora chiuso in un fiore spalancato sul mondo. Io invece rimarrò per sempre un bocciolo. Non abbiate paura, ho perso solo una battaglia, le mie compagne di classe non si arrendono, sono ancora armate, hanno nascosto la divisa e i quaderni sotto lo scialle. Mentre fanno finta di essere ignoranti, stanno già vincendo la guerra. Le chiavi di casa. Allora, questa è la chiave del cancello, questa del portoncino blindato, no, questa è del garage, aspetta da capo, e questa del portoncino, se cambio la serratura ha detto che mi ammazza, dice che è anche casa sua, solo perché ci ha abitato, ma io ci stavo in affitto da prima che arrivasse lui. Ma se cambio la serratura, ora mi ammazza. La cambio, non la cambio. E io non l'ho cambiata. Così è entrato di notte, tranquillo, con le sue chiavi, e mi ha strangolata mentre dormivo. Il ragazzino non si è accorto di nulla. Ha continuato a dormire. Era bravo con il ragazzino. Lo portava ai campi sportivi, a vedere le partitelle. È stato quello che mi ha ingannato. Se uno è buono con il ragazzino, è buono pure con me, pensavo. Mi sentivo tanto solo, la fabbrica, il ragazzino. Mi piaceva vedere un uomo dentro casa la mattina. Sono belli i maschi in bagno mentre si fanno la barba con quel buon profumo di pulito. Per essere pulito era pulito. Si cambiava due camicie tutti i giorni. Io non ero una grande stiratrice, lo so, ma lui era un po' fissato. È colpa delle madri che abituano questi maschi come al Gran Hotel. E poi, quando escono nel mondo vero, non ci si trovano più. Se avessi avuto i soldi, ci andavo io al Gran Hotel insieme al ragazzino e lasciavo quella maledetta casa. Ma l'avevo detto al centro antiviolenza, cambia la serratura. Ma io ci avevo paura che mi ammazzava. L'aveva urlata ai quattro venti, se cambia la serratura l'ammazzo. E io non l'ho cambiata. Ed infatti è entrato e mi ha ammazzato. Non c'è una logica. Chi ci capisce qualcosa è bravo. Allora questa è della porta principale, no, del cancelletto. Entrava e usciva a tutte le ore come gli pareva. Accendeva la televisione a tutto il volume di notte, mi svegliava il ragazzino, svuotava il frigorifero, si mangiava la spesa di due giorni, era abituato a servirsi a piacimento. Poi veniva in camera da letto e anche lì si serviva a piacimento. Solo del bagno non aveva le chiavi, lì potevo chiudermi e piangere in santa pace. Eppure, dopo l'ultima discussione sembrava acquietato. Vedrai che ha capito, ho pensato. Non mi ha neanche detto, se cambi la serratura ti ammazzo. Allora mi sono detta, quasi quasi, domani la cambio. Ma mi ha ucciso prima. Io non volevo offendere, volevo solo lasciarlo. O meglio, volevo che lui lasciasse in pace a me e al ragazzino. Ma lui della madre non ci voleva tornare. Eppure la madre stirava meglio di me, me lo diceva sempre. Dovresti imparare da mia madre. Non ho fatto in tempo. Scusate, glielo dite voi alle ragazze del centro antiviolenza che ci avevano ragione? Io non le ho più trovate. Dice che hanno dovuto chiudere per via dei tagli. Ora al posto c'è una banca. Ma il mutuo non me l'hanno dato. Peccato. Volevo tanto cambiare casa. Ora mi sono rimaste solo queste chiavi e non mi ricordo neanche cosa aprono. Questa del cancello e questa? Buonasera a tutti, diamo la parola alla compagna Claude de Nagergaal del segretariato CES. Mi perdonerà per la pronuncia del cognome che è sicuramente sbagliata.
Grazie, perdone per mi pronunciare, capisco, ma non parlo bene, molto bene italiano, ma penso che era importante dire anche una parola di solidarietà, perché come donna, anche come sindacalista, penso che è sumamente importante questa azione in questo giorno de, per la, la vita, come ha detto, della donna, perché la violenza e l'arsenamento, tanto morale come fisico, contro la donna è una epidemia che non para, che dura tanti anni in tutti i paesi. Arsenamento tanto fisico come molestia è ma suave che arsenamento, mi pare. E la storia che ho ascoltato, claro, nota che per tutto il paese d'Europa, ma del mondo, sin parlare di Africa, America Latina, Asia, ma è sumamente preoccupante, perché qual è la soluzione? La soluzione, si è detto alla Presidenta della Regione también, e anche Lucrezia, che è la famiglia, è l'educazione, la scuola, e è un lavoro di cada giorno, e che l'uomo è sumamente importante che partecipi, pertanto grazie all'uomo che si è presente, non è una questione di donna, per supposto. Pertanto termino qua, spero che mi capire, e auguri, congratulazioni per la azione, e la lotta continua anche cada giorno, sperando che si migliori. Grazie. Un chilo di zucchero. Ma è naturale, fa parte della natura. Non stiamo tanto a menarcele, ci sono cose che sono così e basta. Vuoi mettere in discussione le onde del mare? O le nuvole? No. Ci sono sempre state. E ci saranno ancora, quando tu scomparirai. Inutile mettersi a fare tutte queste storie tragiche, manifestazioni, alleanze, sorellanze, e la vittima di qua, le vittime di là. Non capite che è peggiorata la situazione? E quelli gli viene ancora più voglia di farvi fuori. Vi ammazzerei tutte io se non foste già morte. All'uomo gli viene naturale di comandare, non è colpa sua. È fatto così, tu studi il DNA e poi vieni a raccontare. All'uomo non gli piace essere contrariato, deve dargli ragione anche se ha torto, è tutto fila liscio. E invece no, sempre da ridire, a far polemica, a mettere i puntini sulle i. E adesso parliamo, e ora mi spieghi. Lo esasperate, lo provocate e poi vi lamentate che si arriva alle estreme conseguenze. Io sono morta per caso, quello che chiamano un omicidio collaterale. Mi trovavo lì perché mi mancava lo zucchero e sono diventata testimone scomoda. E già che c'ero, ha ammazzato pure me. Io non sono mai stata fortunata nella vita. A 40 anni non avevo ancora trovato marito. E sono stata fatta fuori dal marito di un altro, se non è sfiga questa. Solo gli svantaggi mi sono beccata, perché i vantaggi ci sono, belle mie. Non fate le ipocrite. Vi piace la fedina di brillantini? Il rubinetto riparato e il letto caldo? Però poi vi salta il ghiribizzo e volete l'indipendenza. Uscire con le amiche, fare la tintura rosso fuoco. E poi li volete lasciare, perché vi hanno stufato. Eh no, troppo comodo, care mie. Ormai ci stai, te lo sei preso e te lo tieni. Non mi capisce, non è romantico. Beve troppo, parla poco. E alla fine, esasperati, questi sono costretti a venire alle mani.
il marito di Iris, la mia vicina, erano da anni che glielo sentivo dire: guarda che t'ammazzo, più di così te lo dice pure, lo sa tutto il vicinato e tu continui a fare le storie. Ma sei proprio scema, cara mia, te la sei voluta. Solo una cosa non capisco, ma io che c'entravo? L'uomo forte. A me è sempre piaciuto l'uomo forte, quello che non deve chiedere mai, per intenderci. Io ho bisogno di sicurezza, di sentirmi protetta, difesa, posseduta, se no non mi innamoro. Non so a voi, ma a me mi eccita un po' di violenza, una frustatina ogni tanto con la cinghia dei pantaloni, due schiaffoni bendati poco prima di fare sesso, cosette così. Ci godo a sentirmi un tantino vittima, schiava, geisha. L'ha detto anche la psicologa che non c'è niente di male, sono proiezioni, sogni, desideri. Ma lui ci ha preso la mano e non si è fermato più. Come ho fatto a non capirlo? Avevo pure visto quella bella campagna pubblicitaria per noi donne, quella che dice: la violenza a mille volti, impara a riconoscerli. Ma come si fa se hai il volto del tuo amante? Dice pure: gli schiaffi sono schiaffi, scambiarli per amore fa molto male. Ne so qualcosa adesso, ma all'inizio non era così chiaro. Dovrebbero farci dei corsi serali, delle ripetizioni per non cadere in trappola. È una vita che ci insegnano ad assecondare gli uomini. Ora insegnateci a difenderci, a fermarli. Un compagno violento non ti accompagna nella vita, al massimo all'ospedale. È vero, mi ha accompagnato un paio di volte, gentile, con la macchina. L'ho detto, a modo suo ci teneva a me. Veniva anche per controllare che dicevo, ma io non l'avrei mai denunciato. Era il mio uomo, forte e invincibile. Mi faceva sentire finalmente protetta. E invece ero io che dovevo proteggermi da lui. Hai solo un modo per cambiare un fidanzato violento. Cambiare fidanzato. Giusto, hanno ragione. Ma io avevo paura che fosse lui a cambiarmi con un'altra, magari più giovane, più arrendevole, più disponibile. Non è che un fidanzato lo trovi ad ogni angolo di strada. Gli uomini sono tutti già presi dalle parti mie. E io non so stare sola. E poi pensavo che gli piaceva solo giocare. Certo, ogni tanto andava giù un po' troppo pesante e glielo ho detto che stava esagerando, ma non sentiva ragioni. Si rabbuiava e non mi parlava per giorni. Allora per addolcirlo facevo come voleva lui, ma per me non c'era più niente di eccitante. Dicono bene, un uomo violento non merita il tuo amore, merita una denuncia. Lo so, ci sono andata, ma il carabiniere di turno non c'era. Dice che era stato arrestato per aver ammazzato la moglie con la pistola d'ordinanza. Dice: torni domani, oggi c'è confusione. Ma nella mia vita c'è sempre stata confusione. Non è facile trovare la strada in questo labirinto, a parte che sul lavoro. Lì non mi confondo. Sono commessa di intimo in un negozio della provincia bene. La Civitavecchia che conta viene a servirsi da noi. Vendo completini sadomaso alle mogli dei professionisti. Dopo il successo di quel libro lì, quello delle sfumature di grigio verde che ti insegna come farti menare per bene, abbiamo avuto il picco di vendite. Sono tutti capetti che servono a risvegliare il desiderio nei matrimoni un po' spenti. È un lavoro delicato, devi stare attenta a non vendere gli stessi articoli anche alle amanti, se no succede un patatrac. Ma qui sta la bravura, ci vuole memoria visiva per fare questo lavoro. E io, modestamente, ero qualcuno nel campo dell'intimo. Mi ha strozzato ieri sera con un paio di mutandine modello Folie de Paris. Nuova collezione, pura seta, taglia 42, inserti in pizzo sintetici, euro 27. Ottima scelta. Distinzione. No, non sono uscita. Scusa. Roberta, il bisbiglio del vento, la bufera della violenza.
Il vento mi scompiglia i capelli, ma il vento caldo dell'estate, promessa di incontri nuovi, carezze degli amici più cari. Cavalcherò le onde, mi farò cullare dalla morbidezza arrendevole delle acque. Il vento mi scompiglia i capelli e mi accarezza il corpo senza rumore, bisbigliando la bellezza di vivere, il vivere della bellezza. Il vento mi scompiglia i capelli, mentre all'orizzonte compare blu il mare. Respiro la brezza che abbraccia la campagna e il vento. E sento il mio respiro che accompagna il vento. Un'auto, non sono più sola. Ecco, i miei mi hanno raggiunto. Freno per farmi precedere, mi speronano. Dio, non sono mamma e papà. Il vento, una bufera di violenza. Il tepore estivo, la trappola della mia ingenuità, il blu che mi aveva guidato lungo la strada, risucchia le ombre nel vortice che nega la mia esistenza. Il vento si è fermato sui miei capelli, strappati dalla banalità del male. Non sento più il caldo alitare dell'estate, non spira più tra la brutalità e l'orrore, non si nutre del gelo dell'ingiustizia. Il vento si è fermato sul tempo dell'attesa lontano. Chi penserà alla mia vita? Porterà un germoglio di speranza. Il mio silenzio tuonerà nell'eco di altri contro mutismi e oblio. Io vorrei solo dire una cosa, semplicissima. Il problema della violenza sulle donne non sono le donne, sono gli uomini. Il problema è all'inverso. Non siamo noi, sono gli uomini che hanno problemi. Catherine, non rinuncio per l'eternità. Gli alberi nascondono le rocce eterne di queste montagne, come il mio amore per Heathcliff. Invisibile ma necessario alla mia stessa esistenza. A questa fonte disseto l'arsura della routine e del quieto vivere. Il fogliame dei boschi e l'amore per Linton cambierà con il tempo e le stagioni. Rifugio sicuro nelle abitudini non mi proteggerà dal castigo di un'eterna condanna. Riesco ancora a sopravvivere alla lontananza che non meritavo. So che il mio sguardo è nel suo cuore, che la mia vita sorregge la sua. Impietosa la malinconia appartiene ad entrambi. Tutto in ordine. Eppure ci vuole molta forza per togliere la vita con un taglierino. E pensare che lui non tagliava mai il pane perché gli faceva male il polso. Dice che ci aveva il tunnel della carpa, non il pesce. Quel dolore delle ossa del polso, così forte che non puoi prendere in mano niente se non senti delle fitte atroci. Eppure i bambini li ha sgozzati con una forza inaudita. Ha detto che doveva farlo per punirmi. Io ero la sua schiava e non potevo rifarmi una vita libera da sola con i suoi figli, che erano anche i miei, ma solo quando gli faceva comodo. Ci vuole una grande forza per togliere una vita con un taglierino, e infatti su di lui non c'è riuscito, è sopravvissuto. Si vede che aveva la scorza dura da coccodrillo, eppure l'ha versato lacrime. Ha detto che era un lavoro che andava fatto, punto e basta. Come aggiustare un rubinetto che perde, oppure oliare un cancello che non si chiude. Si rimettono a posto le cose e tutto torna in ordine, un ordine antico che non prevede eccezioni. Elena, la bellezza è una condanna, vittima d'amore, succuba ignara di tensioni e vendette, oggetto di voluttà e miserabile potere. Non mi sono ribellata alla mia sorte, in quel baratro di sofferenze che è l'atroce guerra, tirai dietro sapere e passioni. Maledetta da tutti per colpa d'altri, seppellito da tutti il mio essere. Incolpevole bellezza mi perseguitò tutta la vita, nella colpa di distruzioni non cercate. Nessuno mi chiese mai dov'era il mio cuore, la mia speranza. Nella tempesta della vita la quiete rimase una vana speranza, così come ei pensò d'avermi vana credenza, ma non mi aveva. Occhi di gatto. Lui vendeva stoffe al mercato e aveva gli occhi di gatto, ma io ero già sposata con Mamed, che aveva 40 anni più di me. Mamed l'ho incontrato la prima volta il giorno del nostro matrimonio,
Ho pensato, almeno questo vecchio non ha i baffi. Mia cugina è stata più sfortunata, il suo aveva pure la barba. Mia madre l'hanno sposata a 13 anni, ha fatto 13 figli. Mia madre mi ha detto, segui il tuo destino come una spiga al vento e vedrai che la vita passa presto come in un soffio. Ma lui aveva gli occhi di gatto e all'improvviso il vento si è fermato, mentre il mio cuore si è svegliato e ha cominciato a battere forte. Ci siamo innamorati dell'amore. Ogni giovedì al mercato di Tabriz, sul letto di damaschi e sete preziose. Tutte mi chiedono, com'è morire sotto una pioggia di pietre? Il contrario esatto dell'amore. Il cuore si ferma e diventa tutto buio. Ma quello che mi ha veramente ferito è stato l'applauso finale di tutti gli uomini del paese. Forse volevano il bis, ma io ero già sepolta. C'era pure mio padre e mio fratello ad applaudire. Tutte mi chiedono, com'è morire sotto una pioggia di pietre? Conviene, i parenti risparmiano per la tomba. Ma anche sotto le pietre del deserto di Garmsar, nessuno potrà mai togliermi il mio amore dagli occhi di gatto. Situazione sentimentale. Stava sempre su Facebook, una fissa, c'aveva pure Twitter, ma come gli piaceva Facebook, neanche il Milan lo prendeva così. Sempre a modificare il profilo, ad aggiungere foto ed accettare amicizie. Quanti amici hai? Come le figurine. Ce l'ho, mi manca, ce l'ho, mi manca. Io avevo solo due amiche, ma molto care, e non ci vedevamo sulla rete, ma al bar. Loro, le mie amiche, ci avevano provato a dirmelo che non era un uomo adatto a me. Ma esiste un uomo adatto? Più che altro ci si adatta. Donne e uomini si cercano, si desiderano, se va bene si possiedono o se ti va male come a me si rimane possedute. A casa lui era spesso taciturno, sempre chino sul computer. Più che rivolgermi la parola grugniva. Questi social network sono molto impegnativi. Bisogna rispondere alle nuove richieste d'amicizia, ai messaggi, taggare, condividere, aggiungere fotine, aggiungere lo stato, commentare i post. Un gran lavoro che a volte lo assorbiva fino a notte fonda. Per stargli più vicino, avevo aperto anch'io la mia pagina Facebook, almeno ci potevamo parlare un po'. A distanza meglio che niente. Il mio profilo me l'ha scritto lui, musica preferita le 3B, Baglioni, Battisti, Battiato. Film preferiti, quelli li ho messi io, Love Story e Come eravamo. Situazione sentimentale, fidanzata ufficialmente, clicco mi piace, smile e doppio smile e cuoricino. Io, a essere sincera, avrei preferito un rapporto più o meno virtuale, qualche coccola, attenzioni. Sì, lo ammetto, gli ho chiesto di più. Gli ho anche dato un ultimatum, l'ho pregato di spegnere il computer almeno la domenica mattina. Mi ha cliccato, non mi piace, faccina triste, e io l'ho lasciato, ma non se ne è accorto. Non sapevo come dirglielo, allora ho modificato il mio profilo su Facebook. Situazione sentimentale, single. Finalmente ha capito. È stato lì che non ci ha visto più. Gli è sembrato troppo umiliante essere lasciato così, su internet, davanti a tutti i suoi mille amici virtuali. Potevo essere più discreta, almeno comunicarglielo a voce, a tu per tu. Ha detto proprio così. Volevo cliccare non mi piace, anzi non mi piaci tu, ma non mi ha dato il tempo. Mi ha tirato un colpo di pistola dritto in fronte. Cadendo, l'ho guardato finalmente negli occhi. Erano verdi, me li ricordavo. D'odio si muore. Respiro in affanno, contratta solitudine. Donna bersaglio. Spasmodiche mani innervate d'odio colpiscono come mattanza. Il collo tumefatto, obliqua lacrima, raggela lo sguardo. E ancora schiaffi da ingoiare, solo l'amaro in bocca secca la gola. Ci sarà un giorno dove questo finirà, questo sarà solo un ricordo. Donna, donna, contro muro scheggiato, uomo, uomo, mano alzata, schernisce. Creature fatte per amarsi, non per odiarsi.
finirà questa mattanza di donna mentre scorre lento il tempo. Nell'attesa di odio si muore. Lo sapevano tutti, la loro pietà è nell'essere spietati, la loro forza nella leggerezza, la loro speranza nel non avere speranza. Pierpaolo Pasolini, La religione del mio tempo. Gliel'aveva detto a tutti, a mia madre, a mia suocera, ai carabinieri, ai colleghi di lavoro, quando dico tutti, è tutti. L'aveva detto anche agli amici del bar, ai vicini di casa, al postino, agli imbianchini, che erano venuti a dare una rinfrescata alle pareti della cucina. Lo sapevano proprio tutti, anche quelli del distributore di benzina, pure alla sala giochi lo sapevano tutti, e anche i clienti del salumaio. L'aveva detto pure a loro che mi avrebbe ammazzata, e infatti, quando l'ha fatto, non si è meravigliato nessuno. Già, lo sapevano. Sui giornali hanno scritto un raptus improvviso di follia. Ma quando mai? Erano anni che lo diceva ai 420. A me veramente mi è sembrata una morte annunciata. Io ci ho avuto l'annunciazione come la Madonna. Bella, chiara, risaputa. Una bella soddisfazione in un paese dove non si sa mai niente. La chiamano l'Italia dei misteri, ma quelli veri che rimangono misteri per anni e anni. Ustica, la strage di Bologna. Qualcuno sa qualcosa? Niente. Qualcuno ci ha capito qualcosa? Buio. E invece, quando sono morta io, lo hanno capito subito tutti che mi aveva ammazzata mio marito. E certo, gliel'aveva detto a tutti che lo faceva. E l'ha fatto. Sono soddisfazioni. Una sola cosa non mi torna. Ma se lo sapevano tutti, perché gliel'hanno lasciato fare? E io, perché gliel'ho lasciato fare? Certo, tre giorni nell'acqua del fiume rendono una persona irriconoscibile. Infatti, al pronto soccorso ci hanno messo un bel po' a capire chi ero. Eppure mi conoscevano tutti. Anche una scrittrice famosa è morta affogata nel fiume. Ma lei le pietre in tasca se le era messa da sola. E invece a me le hai messe tu per farmi andare a fondo. Ma le correnti sono dispettose e ti hanno tradito. Sono tornata a galla piena di alghe nei capelli. Mi hanno fatto un bellissimo funerale con la chiesa piena di gente tant'è che è dovuta rimanere fuori per tanta che ce n'era. Perché a me in paese mi conoscono tutti. Per 30 anni ho lavorato al bar dell'ospedale. Ero proprio rispettata, considerata quasi come un dottore. Perché quando qui d'inverno fa freddo, il mio caffè è una mano santa, meglio dell'antibiotico. Tanto che ormai ero più caposala del barista, più caposala che barista. Così mi diceva sempre il dottor Del Ben, un uomo molto per bene, proprio come dice il nome, lo vedi, un nome e un destino. Ci parlavo tutti i giorni con il dottor Del Ben, alla fine mi sono fidata di lui. L'ultima volta gli ho detto che mi avevi dato una bottigliata in testa perché ti avevo scoperto con le mani nella mia borsa. I soldi ti servivano per giocare, tu dicevi che andavi da tua sorella a Marghera, invece scappavi al casinò di Venezia Lido. Stavi lì inchiodato fino all'ultimo vaporetto, finché non perdevi tutto. Poi hai giurato che basta, era finita col gioco, che avresti ripreso a cercare clienti. Ti sei messo buono buono a farmi le gentilezze, pure i mestieri dentro casa. Una volta mi hai portato al ristorante, in città, un'altra volta i fiori, una mattina mi hai addirittura aggiustato lo scarico del water per farmi capire. È stata quella volta del water che mi hai convinta a ritirare la denuncia. Anche se il dottor Del Ben era contrario, un uomo proprio per bene il dottore, A lui i soldi gliel'avrei prestati, ma a te neanche il tuo babbo si sarebbe fidato a darti i centesimi. Ti ho lasciato a secco, i miei risparmi non li trovavi più. Davo a mia nipote, che c'è un negozio di bombeniere a Udine, nascondevo nel reggipetto, tanto per fortuna non mi toccavi da mesi. Anche quando mi li chiedevi facevo finta che non ce n'erano di più. Ed è lì che devi esserti venuto in mente l'idea. Io mi chiamo Eufemia, sì lo so, il nome assomiglia a un'altra. Anche lei è morta nel fiume, ma per amore di Amleto. Io invece non ti amavo più.
Mi hai messo nel sacco della spazzatura, insieme alle pietre del cantiere, e mi hai buttato nel canale. Adesso dici che sono morta, fai finta di essere pazzo, ma sei furbo, volevi i miei soldi. No, mica quelli del bar, erano troppo pochi, puntavi alla polizza che avevi fatto tu, 1 miliardo di lire, mi sono condannata da solo il giorno che te l'ho girata, non immaginavi che le correnti dispettose ti avrebbero tradite, ti chiami salvo, ma non ti sei salvato. Bambole rotte. Mi sono sposata tardi, a 29 anni. Già mi chiamavano ridacchiando il dolce di Natale, quello che dopo il 25 dicembre nessuno vuole più. Le ragazze come me sono dolcetti andate a male, qualcosa che bisogna sbrigarsi a buttare. Io poi ero anche considerata una parassita, dicono così nel mio paese, quando alla mia età si vive ancora a casa dei genitori. E anche se avevo studiato e trovato un bel lavoro, per loro ero comunque una single parassita, una che si teneva tutti i suoi soldi per sé. Ti dico che non me ne importava proprio niente, lo so, guadagnavo solo la metà dei miei colleghi maschi, come tutte le donne del mio paese, ma ero comunque orgogliosa del mio mezzo stipendio. Tanto se avessi scelto di fare la casalinga non mi sarebbe andata meglio. Le donne di casa qui le chiamano tre pasti e un pisolino. Sei comunque una lavativa, anche se ti ammazzi di fatica tutto il giorno per i figli e il tuo sujin. Ah sì, scusate. Sujin vuol dire signore. Da noi per tradizione il marito si chiama così. Non è che si chiama, è proprio così, non è un soprannome. Tanto per dire, l'uomo in casa è un vero imperatore e bisogna saperlo onorare e servire. Dimenticavo, non vi ho ancora detto qual è il mio paese. Ma è il Giappone, naturalmente, la grande potenza, l'impero che ha creato i marchi di auto di hi-fi più conosciuti dell'universo, l'invincibile forza industriale che produce senza sosta tecnologia all'avanguardia proiettata nel futuro. La tecnologia proiettata nel futuro, ma per noi ragazze c'è ancora il passato. Siamo tenute a bada, legate con un filo sottile, ma indissolubile alle nostre tradizioni millenarie, anche se le femministe adesso si stanno battendo per qualche diritto in più come quello di conservare il nostro nome dopo sposate. Sì, lo so, è un po' poco, ma è già qualcosa. A me sarebbe piaciuto tanto tenerlo il mio nome, ma non c'è stato verso. Lui aveva studiato in America e lo vedevo diverso dagli altri, ma ha voluto per forza che mi chiamassi come lui, un bel timbro, per sottolineare un possesso. E pensare che all'inizio mi sembrava proprio l'uomo giusto per me. Tutti i parametri del marito ideale erano positivi, il titolo di studio, la posizione della famiglia, i responsi dell'astrologia e della numerologia cinese. Ero stata molto fortunata e poi, quando un dolcetto è scaduto, meglio sbrigarsi. E lui era così speciale e pieno di attenzioni, intanto era molto romantico. Era molto più romantico della media dei maschi giapponesi. Certo, non arrivava a dirmi ti amo. Qui gli uomini si vergognano di dimostrarsi troppo sdolcinati. È un segno di debolezza e di mancanza di stile. Non ci credete? Beh, sappiate che nella nostra lingua esistono più parole per dire riso che per dire amore. Devo aggiungere altro? I nostri problemi sono cominciati subito. Mi chiedeva continuamente di lasciare il lavoro. Di solito le mogli lo fanno tutte dopo il matrimonio. Negli uffici trovi solo le vedove o quelle abbandonate. D'altronde è difficile reggere i ritmi imposti dal tuo sujin. La cena deve essere pronta esattamente appena torna dal lavoro e la casa perfettamente pulita, ma devi pure aspettarlo con la birra fresca appena esce dal bagno e il panno caldo per pulirgli il viso e le mani. Lavorando tutto il giorno io facevo le acrobazie per essere all'altezza. Dopo un mese mi sono dovuta licenziare, ma nonostante gli sforzi non c'era nulla che andasse bene e ogni tanto era un pugno o uno schiaffo. Parlavo a voce troppo bassa? Non è femminile, un bel calcio. Troppo alta? Che gridi, sei a casa o in un call center? E scattava la punizione, chiusa in bagno per tutta la notte. Mi puniva continuamente. A lui piacevano le punizioni e anche degli strani film. Ne aveva una collezione enorme e mi costringeva a vederli tutte le sere.
Io non volevo, mi turbavano, anzi mi spaventavano proprio. Sono quei video con le ragazze legate nei letti d'ospedale, con fasce, garze, gessi. Le bambole rotte le chiamano, le Kegadoru. Vivono schiave dei medici e degli infermieri che le abusano in continuazione, le violentano, insomma, gliene fanno passare di tutti i colori. E alla fine queste poveracce muoiono. Molti uomini si eccitano così, anche mio marito. Questi video sono molto di moda e le ragazze si fasciano dalla testa ai piedi per compiacere i loro fidanzati. Una cosa veramente macabra, ma ho dovuto farlo anche io, per lui. Mi chiamava la sua bambola rotta e mi costringeva a fare l'amore così, piena di bende dappertutto. Non era un bel gioco e per fortuna è durato poco. Mi ha strangolato con una benda troppo stretta al collo. Quando sono arrivata in ospedale ero così fasciata che pensavano venissi da un altro reparto. Per fortuna, proprio appena sono morta, è passata una nuova legge sulla sepoltura. Prima le mogli erano costrette a farsi seppellire nella tomba di famiglia dei loro mariti, insieme a suoceri e cognati. Ora finalmente, nella parte nuova del cimitero di Aoyama, accettano anche tombe di donne sole. E almeno ho evitato la tortura di riposare in eterno accanto a sua madre. Ora finalmente sono una single con una bella lapide personale che porta il mio nome da eterna ragazza, Tomoko, che nella nostra lingua vuol dire figlia della saggezza. Scusate, il wifi questo posto? Non ho neanche un'attacca, che strazio, ma dove sono capitata? Allora, chiariamo subito, ci deve essere un equivoco, un fraintendimento, come si dice, un qui pro quo. L'ho già detto alla direzione, controllate meglio le carte, c'è chiaramente un errore, è lampante che io non ho niente a che vedere con questo esercito di poveracce. Non per razzismo, per carità. Io e la famiglia cingalese che lavorava da me l'ho sempre trattata da Dio. Avevano persino il frigo bar nella stanzetta, anche per non sentire l'odore di quei loro cibi tipici che si attaccano dappertutto e non ti mollano più. Insomma, vorrei uscire da questo girone. Come li chiamate voi, settori? Si vede benissimo che io non c'entro niente. Sì, è vero, sono morta per mano di mio marito. No, anzi, intanto non è stato lui materialmente, ma ha soldato dei killer. Vuoi mettere? Ben due, e scusate se è poco di questi tempi. Di quelli professionisti veri che si vedono solo nei film americani. Non avrebbe mai permesso che qualche cafone dell'andrangata al sapore di nduja si occupasse del lavoretto. A meno l'ultima immagine che mi è rimasta stampata sulla cornea è stata quella di due uomini massicci e palestrati con doppio petto blu. Vuoi mettere? No, carina, non è lo stesso. Intanto io sono rimasta integra, bella, elegante, trucco leggero, capelli a posto, senza una macchia di sangue. Mi hanno strangolato con un foulard di seta di Hermes e hanno avuto l'accortezza di lasciarmelo sul collo e coprire segni e rughe varie. Cadendo non ho neanche perso le Chanel tacco 6, ero perfetta. Non so che mi aveva preso, volevo lasciarlo, ma così, forse, non dicevo sul serio, era un'ideuzza, un capriccio. Lo so che si poteva andare avanti in eterno, ognuno faceva la sua vita, aveva le sue abitudini, camere da letto separate, tanto che ho pensato che uscendo pian piano alla chetichella dalla sua esistenza non se ne sarebbe neanche accorto nessuno. In fondo non mi ha mai amato veramente. Gli piacevo perché ero decorativa, stavo bene su tutto, dallo yacht al salotto in pelle bianca. Non stonavo mai, impreziosivo l'ambiente. Non ho mai sbagliato un vestito o una pettinatura, mai overdressed o underdressed. Dove mi appoggiava facevo la mia porca figura. Non so che mi è preso, chissà che volevo dimostrare, ma l'avevo sempre detto che ero una cretina. Me lo diceva anche mio padre, ma mio marito era più affettuoso, mi chiamava la sua cretinetta. Dove vuoi andare, cretinetta? Sta buona, vada al parrucchiere, fate le unghie e non pensarci. Sei la mia bella statuina, la mia natura morta preferita. Non darmi i pensieri, che io ne ho già tanti con l'impresa, le banche, i creditori. Lui è un manager, mica un poveraccio da cavalleria rusticane. Volevi il divorzio? E allora che l'avvocato gli ha consigliato di farmi fuori? Gli costava pure meno, anche se i killer non li poteva scaricare dal 740. Che vuol dire che alla fine mi hanno fatta secca come tutti voi? C'è morta e morta. E poi io forse me lo sono meritato, in fondo sono sempre stata una cretinetta, me lo diceva pure papà. Anche se a me questa cretinetta non mi è mai andata giù.
Ma dove potevo andare? Che volevo dimostrare? Allora mi spostate o che? Guardate che qui non ci posso rimanere un minuto di più. Se solo prendeste questo telefono saprei io chi chiamare. Ma pure il cellulare ormai è più morto di me. Allora, diciamocelo subito, di donne stronze è pieno il mondo e io sono una di quelle. Appartenere al genere femminile non ti assicura e lascia passare per la bontà. Io sono l'esempio lampante di quelle che di solito vengono chiamate senza mezzi termini le figlie di Mignotta. Non guardo in faccia nessuno, cerco il mio piacere, il mio interesse e il mio tornaconto. Sono furba, smart, intraprendente, non mi fregate con 2 cene e un regalino. Io ho studiato, lavoro e appena posso divento uno squalo. Gli uomini me li trovo un po' dovunque. Ultimamente internet è un ultimo terreno di caccia. Pensano di sedurti e tu glielo lasci credere, fai i tuoi comodi, poi sparisci nel nulla. D'altronde ce l'avete insegnato proprio voi uomini e noi, lo dicono le statistiche, che impariamo molto in fretta. Non a caso siamo il 60% dei laureati in questo paese. Io non mi impegno mai, non convivo mai, non divido mai il mio letto per 2 notti di seguito. Se ti lasci andare, il tipo si mette subito a cucinare e vuole a tutti i costi montarti la libreria dell'IKEA. Io odio l'IKEA, anche le Leroy Merlin. Le coppie che passano sabato pomeriggio in questi magazzini pieni di offerte sono la cosa più squallida dopo la festa di San Valentino. L'importante è fare patti chiari fin dall'inizio, anzi, meglio ancora non arrivare proprio ai patti e andarsene prima. Ma tu non ti sei rassegnato, insistevi, facevi le poste davanti casa con dei patetici mazzi di gerbere. Io odio anche le gerbere, te le ho sbattute in faccia, ma tu non ti davi per vinto, mettevi i biglietti sulla macchina, mi aspettavi sotto l'ufficio, mi seguivi dal parrucchiere e purtroppo eri lì anche quando sono entrata in albergo sulla Salaria con un amico di Facebook. Hai aspettato che lui uscisse per salire e fare la solita scenata. Non ne ho potuto più e te l'ho detto chiaro e tondo, sei un poveraccio, io non ho bisogno di te. E tu mi hai buttato dalla finestra. Non me lo aspettavo, per quanto stronza mi hai fregato lo stesso. Scegliere la scarpa giusta per correre è una faccenda molto seria. Diffidate di chi insina che una vale l'altra. Dicono che se hai voglia di muoverti non c'è bisogno di fare tanti perfezionisti, ma evidentemente non sono dei veri appassionati. Io ho sempre amato correre. Luogo ideale, un parco, la mattina presto. Parco ideale, Central Park, ovvero il centro del mondo, con tanto di scoiattoli. Che vuoi di più dalla vita? L'abbigliamento sportivo può essere stravagante e personalizzato. Una mia amica corre con una tuta di pile color orso bruno, è convinta di muoversi meglio, ma sulle scarpe anche lei non transige. Le migliori per noi sono l'ultimo modello delle Casper, le K2, quelle che sotto il tallone hanno un nuovo sistema rivoluzionario, così dice la pubblicità, un sistema rivoluzionario di ammortizzatori che grazie a una serie di spazi sottovuoto nella zona tallone scaricano gli sforzi e ti sembra di volare. Le indossavo 9 di zecca quella mattina di febbraio, l'erba era gelata e in alcuni tratti in ombra l'asfalto era ricoperto di sottile lastre di ghiaccio. Le mie Casper viola avevano le ali e superavano ogni difficoltà con leggerezza. Dall'Hudson tirava un vento gelato, ma io ero coperta bene, pantacolla antifibra, maglia termica, cuffie imbottite con auricolari e una musica calda che scioglieva i pensieri. Se mi avessero chiesto cos'è la libertà per te, Maggie Holmes, avrei descritto proprio quella gelida mattinata di febbraio. Certo, avere 16 anni aiuta, ma devi anche saper cogliere il momento, fare lo sforzo, allungare lo sguardo e godere l'attimo fuggente, mentre con la coda dell'occhio non devi perdere lo scoiattolo che ti insegue da platano a platano, in una impossibile gara che avviene solo nei cartoni animati di Walt Disney o in una giornata perfetta sulla Terra. Chissà che gli è balzato in testa, o forse mi aspettava da sempre, dietro i cespugli, nascosto tra gli alberi.
ha fatto fuggire i miei scoiattoli, che sono stati più veloci di me. Mi ha braccato, raggiunto, buttato a terra, bloccato le mani e i polsi, tappato la bocca. Una parte di me ancora correva tra i viali del West Side. Volevo arrivare nei campi dove le fragole maturano anche d'inverno. Strawberry Fields Forever. Eppure, nonostante le scarpe nuove e le ali ai piedi, non ce la faceva a muovermi. Lui era dappertutto, sopra di me, dentro di me. Ho cercato di urlare, scalciare con le mie Casper K, ma non c'è stato niente da fare. E alla fine... un'enorme pietra mi ha spaccato la testa, ho chiuso gli occhi per sempre, neanche a Central Park, neanche per una ragazza nata e cresciuta a New York, è facile essere libera, peccato, era una mattina perfetta. Il mostro, avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. L'ha detto mia mamma agli inquirenti, avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Era lì che fumava, vicino al caminetto, non ce ne siamo accorti. Avevamo il mostro proprio in casa e non ce ne siamo accorti. Guardava la partita e non ce ne siamo accorti. Ma neanche mio marito se n'era accorto. Dico lui, che aveva proprio il mostro dentro di sé, non se n'era accorto. Poveraccio. C'aveva sempre da fare, avanti, indietro, con il pandino. Anche quando mi ha messo incinta per la terza volta, non se n'era accorto. Io sì, è naturale. Mi sono venuto subito a noia e broccoli. E lì ho capito. Inutile buttare soldi per il test, lo so da me. Il broccolo è un segnale infallibile, micidiale. 5 volte che sono rimasta incinta, me l'ha detto il broccolo. Di figli ne ho solo 3. Uno l'ho perso appena nato e l'altro mi è rimasto in pancia 7 mesi e non è più uscito. Sono morta prima. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, l'ha detto pure mia sorella. Non ci andava d'accordo con il mio di marito. Non si sono piaciuti mai, questione di carattere, di segni zodiacali. Lei è uno scorpione, reagisce. Una volta che il mio marito l'ha strattonato, ha cominciato a strullare come un'aquila. Ma che strilli, ti vuoi far sentire da tutti i vicini? E che vuoi che sia uno spintone? E allora io, quando mi ha tirato la sedia in testa, che avrei dovuto dire? Sono sfoghi, così, del momento, si sa, gli uomini hanno queste punte di carattere. Hai visto come sono fatti, anche fisicamente. Sono un fascio di nervi, ma deboli di stomaco. La sedia è volata perché non avevo tolto la cipolla dal sugo. C'aveva ragione lui. Non la digerisce, poi sta male. Comunque ha funzionato, perché dopo la botta che ho preso, la cipolla non l'ho più messa da nessuna parte. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, ma nessuno proprio se n'era accorto, neanche il brigadiere. Mi ha visto il mese scorso in fila alle poste con la faccia viola di pugni e mi ha detto: che ti sei fatta, Teresa? Io, per non creare problemi a chiacchiere, ho detto che ero caduta dalle scale della cantinetta. Lui mi ha guardato, ha sorriso. Poi, come un buon papà, mi ha consigliato di fare pace con il mio marito e di essere più tranquilla, di non farlo arrabbiare. Io ci ho provato a non farlo arrabbiare, ma lui si era incaponito a portare quella donna in casa. Una situazione momentanea, ha detto, ma lei si era presa subito... Si era presa subito la stanza di nostra figlia, quella più grande, e si faceva portare il caffè a letto dal piccolo. Io, per carità, mi facevo i fatti miei, eppure la biancheria le stiravo alla tipa, così per farlo contento, per tenerlo buono. Ma lui era sempre su di giri, la notte si alzava, girava per la casa, sbatteva le porte, andava da quella, e poi dopo un po' tornava a letto e fumava.
E io zitta, guardavo la luce della luna, speravo che passasse. Una sera mi ha preso da dietro, convinto che dormivo. L'ho fatto fare, anche se non mi piaceva. Non volevo svegliare tutta la casa. A volte si fa prima a non dir niente, meglio non reagire, tutto passa. Si sa, a un certo punto l'uomo si acqueta, è fatto di natura. Ma la mattina dopo, quando pulivo i broccoli, ho capito, era successo di nuovo. Lui non voleva altri figli da me, e c'aveva ragione. Dove lo mettevamo un altro ragazzino? Adesso c'era pure quella signora in casa, è chiaro, c'era meno spazio. Insomma, questa sua amica in difficoltà, che doveva rimanere poco, ma già aveva occupato l'armadio nel tinello, era sempre lì e girava in sottoveste davanti ai vicini, e la casa era quel che era. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Al settimo mese ormai la pancia si vedeva tanto e gliel'ho dovuto dire, ma sembrava tranquillo. Siamo andati in gita, tutti e tre, una scampagnata con la signora, i panini, e lui ha preso una latta di benzina dal garage. Perché prendi la benzina, papà? Che la macchina va a diesel? Fatti i fatti tuoi, gli ha detto, ma senza menarlo, di buon umore. No, non era un mostro, se no mi bruciava viva da subito. E invece, per fortuna, prima mi ha dato una vangata in testa che mi ha stordito forte, e quando mi ha dato fuoco non ho sentito quasi niente. Lo vedi? Non avevamo un mostro in casa, ci pensava a me, anche alla fine. Se no non mi tramortiva prima con la vangata, sarebbe stato peggio, avrei sofferto molto di più. È stato un pensiero per me. Lo vedi, mamma? Non avevamo un mostro in casa. Era solo un po' nervoso, di temperamento. Il bambino l'avrei chiamato Vito, come nonno. Alcuni episodi di violenza sulle donne in Calabria. Fabiana, 16 anni, uccisa a Corigliano dal fidanzato, anche lui 16enne. Nella confessione il ragazzo spiega le motivazioni del delitto, il rifiuto di un rapporto sessuale. A Rosarno un'anziana signora è stata rapinata e malmenata dalla nipote e dal suo compagno. Arrestato a Sant'Onofrio con l'accusa di stalking, un uomo che perseguitava l'ex compagna, non rassegnato per la relazione arrivata al termine. Reggio Calabria, uccisa la moglie per interessi economici e simulò un incidente stradale, chiesto l'ergastolo per il marito omicida. Cosenza, condannato un infermiere per aver molestato una collega durante un turno di lavoro. Una vigilessa in servizio alla Mezze Terme è stata ingiuriata da un gruppo di ragazzi senza una ragione specifica, identificati e denunciati. Catanzaro, ripreso il processo che vede imputate tre persone per l'omicidio di Isabella Raso, soffocata a morte in un tentativo di rapina. Crotone, quattro ergastoli per gli imputati nella vicenda dell'omicidio e la distruzione del corpo di Lea Garofalo, la testimone di giustizia di Petilla Policastro uccisa a Milano. Cosenza, condannato a 4 anni di carcere, il marito padrone, che per anni ha usato violenza sulla moglie, violenza anche sessuale. Dibattimento in corso presso il Tribunale di Cosenza, dove si trova alla sbarra un uomo accusato di aver picchiato la moglie dopo averla ridotta in schiavitù, costringendola a chiedere l'elemosina per strada. A Lamezia Terme, un 44enne indagato per stalking e lesioni personali perché minacciava l'ex moglie, ora gli arresti domiciliari. A Crotone è stato arrestato un 16enne perché dapprima strattonava la fidanzatina con violenza e quando in soccorso della ragazza sono intervenute altre persone, queste sono state minacciate con un coltello. Grazie a tutte che hanno contribuito stasera a ricordare tutte le vittime del femminicidio, le donne barbaramente uccise dai loro compagni e dai loro affetti. La CGIL e le associazioni che hanno promosso stasera questo evento ringraziano i partecipanti, e che non sia solo in questo giorno che si ricordano questi omicidi e queste violenze, ma tutto l'anno, a partire dall'educazione dei nostri figli e dei nostri mariti. Buonasera.
Io ringrazio pure tutti quanti, ma a mio avviso quindi ci vorrebbero leggi più severe, più efficaci, proprio per debellare questa violenza, ma soprattutto una consapevolezza veramente dei diritti e dei doveri, ma soprattutto la pratica del rispetto, perché se non c'è il rispetto succedono purtroppo queste violenze. Grazie, buonasera a tutti. Grazie.